Io credo che sarebbe carino fare una trilogia, non è che l'abbia pensato, l'ho pensata stamattina in quei 5 minuti, l'ho detto a lui, una trilogia di sfida alla fine, perché questo è il compito del nostro umanesimo, dell'umanesimo dei grandi poeti, dell'umanesimo dei piccoli cantautori, il compito è sfidare la fine, cioè non aver paura della fine, qualsiasi fine sia, fisica, morale, mentale, e queste tre canzoni sono tre sfide alla fine. Una è la sfida alla fine di un grandissimo poeta che tutti conoscono, è stato uno dei più grandi poeti del Novecento e si chiama Fernando Pessoa. E le altre sono due sfide personali, una basata sull'amore e l'altra su un altro tipo d'amore. Quindi le facciamo tutte e tre di seguito. Fernando Pessoa chiese gli occhiali e si addormentò e quelli che scrivevano per lui lo lasciarono solo, finalmente solo. Così la pioggia obliqua di Lisbona lo abbandonò e finalmente la finì di fingere fogli, di fare male ai fogli. E la finì di mascherarsi dietro tanti nomi, dimenticando Ofelia per cercare un senso che non c'è. E alla fine chiedere scusa se ho lasciato le tue mani, ma io dovevo solo scrivere, scrivere, scrivere di me. Le lettere d'amore fanno solo ridere. Le lettere d'amore non sarebbero d'amore se non facessero ridere. Anch'io scrivevo un tempo lettere d'amore, anch'io facevo ridere. Le lettere d'amore, quando c'è l'amore, per forza fanno ridere. Costruì un desolante universo senza amore, dove tutte le cose hanno stanchezza di esistere e spalancato dolore. Ma gli sfuggì che il senso delle stelle non è quello di un uomo e si rivide nella pena di quel brillare inutile, di quel brillare lontano. E capì tardi che dentro quel negozio di tabaccheria c'era più vita di quanta ce ne fosse in tutta la sua poesia, e che invece di continuare a tormentarsi con un mondo assurdo basterebbe toccare il corpo di una donna, rispondere a uno sguardo e scrivere d'amore anche se si fa ridere. Anche quando la guardi, anche mentre la perdi, quello che conta è scrivere. E non aver paura, non aver mai paura di essere ridicoli. Solo chi non ha scritto mai lettere d'amore fa veramente ridere. Le lettere d'amore, di un amore invisibile. Le lettere d'amore che avevo cominciato, magari senza accorgermi. Le lettere d'amore che avevo immaginato, ma mi facevano ridere. Magari fossi in tempo, se avessi ancora il tempo, per potertele scrivere.